Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Come state? Spero che vada tutto bene. Quindi oggi in questo video abbastanza veloce voglio farvi vedere un gioco di magia che ho inventato io veramente pochissimi giorni fa, che secondo me è stratosferico, è pazzesco. Ma prima della performance, prima di cominciare col gioco, vi ricordo che se non siete iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi. Detto questo, ho già parlato troppo e direi di cominciare subito con la performance. Bene, per questo gioco ci servirà un mazzo di carte. In questo caso uso un mazzo di carte Bicycle standard rosso, ok? La scatolina vi faccio vedere prima, che è completamente vuota in questo modo, ok? Così, perfetto. E la lascio per il momento qua, così che, perché ci servirà dopo. Successivamente il mazzo può essere benissimo mescolato più e più volte in questo modo, anche magari volendo dallo spettatore in questo modo, così. E ora successivamente quello che dovrà fare lo spettatore è andare a selezionare 8 carte, ok? Dicendomi stop in un punto qualsiasi. Adesso io, non avendo lo spettatore, lo faccio io, ma fidatevi, lo fa veramente lo spettatore. Mettiamo caso che ci ferma in questo punto qua. Ora aspettate, metto queste da parte. Ora vado a prendere qua, come ho detto, le 8 carte in questo modo, che le lasciamo per il momento girate. Ora successivamente, sempre da questo mazzetto, lui dovrà scegliere una carta, ok? Quindi non so, gli dico che senza sentirsi forzato, lui mi dice stop dove vuole. Io così scorro le carte e mettiamo caso ci ferma su questa carta. Realmente anche qua ci poteva fermare dove voleva lui. Ora io questa carta sarà la carta per il finale e non la guardo nemmeno io, e la metto in questo modo all'interno della, in questo modo, scatolina, ok? Chiudo la scatolina e la metto qua, ok? Così che si vede un pochino di più, ok? Ora, successivamente le carte scelte dallo spettatore sono queste, ok? Il resto del mazzo si può mescolare, indifferente, lo metto via perché non ci serve più. E adesso successivamente chiedo allo spettatore di scegliere una di queste quattro coppie, scusate. Per esempio questa è una coppia, questa è una coppia, questa è una coppia e questa è una coppia, ok? Quindi mettiamo caso che lo spettatore scelga questa coppia qua, perfetto, e le altre carte le vado a mettere via perché non ci servono più, le metto qua nell'altro mazzo. E ora da queste due carte sceglieremo una carta. In questo caso il seme è... scusate, mi sono dimenticato di dirvi una cosa, che questo sarà il seme che prevale. Ok? Questa carta sarà il seme che prevale, quindi in questo caso cuori, mentre questa carta sarà il colore che prevale. Però lo sapete anche voi che non esistono i cuori neri, e l'unica carta nera che va, tra virgolette, d'accordo con cuori, opposta a cuori, è picche, ok? Quindi non so se sapete che l'opposto di quadri è fiore, l'opposto di cuori è picche, o viceversa, l'opposto di picche è cuori, e così via. Quindi adesso la carta sarà picche, perché qua se predomina il seme, qua predomina il colore, e l'unica carta è picche. Fosse stato che questa predominasse il seme, giusto, e questo il colore, sarebbe stato quadri. Spero di essermi spiegato. Quindi ora abbiamo il seme, picche, e dobbiamo trovare il numero. In questo caso dobbiamo fare 10 più 2 uguale 12. 12 nelle carte è la donna, quindi donna di picche. Ora vado a prendere la scatolina. Ricordatevi la donna di picche. Io vi dico, realmente potevo mescolare le carte quanto meno volevo, cioè nel senso potevo mescolarle quante volte volevo, tagliarle quante volte volevo. Potevo veramente far scegliere qualsiasi carta dallo spettatore, qualsiasi 8 carte dallo spettatore, poteva fermarmi realmente dove voleva lui. E poteva anche da qua, questa carta poteva sceglierle veramente liberamente lui. Tutto quello che poteva fare lui l'ha fatto, ovviamente l'ho fatto io, ma vi assicuro, ho fatto tutto completamente casuale. Infatti la carta, se andiamo a vedere dentro, l'unica carta, e vi dico realmente l'unica carta che c'era all'interno della scatolina, cos'era? Donna di picche. Infatti io, ripeto, poteva mescolare quante volte voleva lo spettatore, scegliere qualsiasi carta, e ha scelto proprio la donna di picche. È una cosa assurda, proprio incredibile, cioè veramente assurda. Ma non è finito qua il gioco. Uno può dire, sì, cavolo, che bel gioco. No, non è finito qua.
Io ho detto che lo spettatore poteva scegliere qualsiasi carta, ma questo è un gioco di mentalismo. Infatti, io, sin dall'inizio, sapevo che lo spettatore avrebbe scelto la donna di picche. E questo era il gioco di magia che ho inventato io. Spero che vi sia piaciuto. Bene, siamo giunti alla fine del video. Questa era la magia che mi sono inventato io, che secondo me è assurda, strepitosa, non so come dirla, cioè, perché c'è un finale, ma poi chi più o meno se l'aspetta arriva che io sapevo che carta avrebbe scelto lo spettatore, sapevo già praticamente tutto in anticipo, quindi questo è il colpo forte di questo gioco. E praticamente è partito, come vi chiederete, ma come hai fatto a inventare questo gioco? In realtà questo gioco l'ho inventato in mezz'oretta, 40 minuti, cioè mi sono messo lì, ho messo così quattro carte così dal nulla. Non so perché ho messo qua così quattro carte e ho detto, cavolo, potrei fare un gioco con la somma e trovare una carta e poi io la indovino. E tutte queste cose mi è venuta in mente questo gioco. Poi in realtà la prima variante, diciamo, del mio gioco era un'altra, era diversa. E poi l'ho un pochino modificata così che il gioco si rendeva un pochino più... la gente si stupiva un po' di più. Infatti ho aggiunto questa cosa che io dall'inizio sapevo che carta era. Ho aggiunto un po' di altre finezze che veniva meglio il gioco. Quindi se il gioco vi è piaciuto, il video in generale vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel mi piace. E di nuovo ripeto che se non siete iscritti al canale, mi raccomando, importantissimo, iscrivetevi. Commentate con qualsiasi cosa che volete, dite il vostro parere di cosa ne pensate del gioco, cosa sarebbe da migliorare del gioco e tutte queste cose. Consigliatemi video e vi ricordo di nuovo che se mi consigliate sotto nei commenti un video, un argomento da trattare in un video, una sfida da fare in un video, una magia da fare in un video, io saluto quella persona che mi ha consigliato una cosa da fare nel video, la magia, l'argomento, come ho già detto, in quel video che faccio la cosa che mi ha consigliato, giustamente. Quindi niente, io ho già parlato troppo, non dico nient'altro e come al solito noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao!